Buonasera a tutti, io spero che ci siate. Ho avuto anche oggi qualche problema con il giroscopio, speriamo di averlo risolto. Spero che riusciate a vedermi dritta e non voglio farvi venire il torcicollo ancora oggi. Ho cambiato location perché mio figlio occupa il divano. Perché a lezione e quindi io mi sono trasferita nella stanza bunker della casa. Comunque io saluto tutti i miei amici lettori e non. Oggi avrei voluto parlarvi di Ernesto Che Guevara, della storia di Ernesto Che Guevara, ma ho avuto poi degli imprevisti per cui ho preferito demandare questo appuntamento, mentre oggi ho deciso poi di parlarvi del mio scambio di messaggi con un medico che è molto attivo in trincea contro il coronavirus. E in realtà sono due medici di cui vi parlerò oggi, solo che con la dottoressa Francesca Mangiatordi, che è a Cremona. Non ho avuto modo di parlare in maniera diretta, mentre col dottor Francesco Papapicco ho uno scambio di messaggi pressoché quotidiano. Io ho chiamato questo incontro hashtag noi due ci mettiamo la faccia, perché è l'hashtag che hanno scelto la dottoressa Francesca Mangiatordi e il dottor Francesco Papapicco per connotare tutta la loro attività da 5 anni a questa parte. Chi è Francesca Mangiatordi? È una dottoressa altamurana emigrata al nord in cerca di efficienza in ambito sanitario, in cerca anche di un ambiente professionale più sereno, meno ostile. Infatti nel 2015, dopo aver ricevuto un provvedimento disciplinare ingiusto, privo di sussistenza, per quanto accaduto, non so se lo ricordate voi, la notte della bomba alla sala giochi Green Table di Altamura, ha preferito lasciare Altamura. Ha combattuto una battaglia durissima con il collega del 118 che è per l'appunto Francesco Papapicco. Insieme hanno rivendicato una sanità migliore, una sanità che al momento risulta debilitata da scelte giudicate inopportune. Insieme decisero di incatenarsi sul lungomare di Bari di fronte alla sede della ASL di Bari e quindi di marciare al fianco della popolazione della Murgia Barese. La dottoressa Mangiatordi è medico di pronto soccorso con la passione per la fotografia e l'autrice, per intenderci, dello scatto che è divenuto virale e che è apparso su tutte le testate giornalistiche italiane e internazionali, nonché sui vari TG e talk show, che ritrae l'infermiera sorpresa a riposare con la testa appoggiata sulla scrivania dopo un massacrante turno di notte. La dottoressa Mangiatordi dice: "La vita è davvero strana. Oggi sono una star. Ieri invece lottavo per far capire il valore della sanità pubblica." Con la foto dell'infermiera, con quella fotografia essenziale, senza la distrazione del colore, una scelta quindi voluta, ponderata, la dottoressa Mangiatordi dice di aver voluto indurre la riflessione, una riflessione dopo i tagli che negli anni hanno ridotto la sanità italiana al punto in cui siamo. La mia era una denuncia, dice Francesca. Ecco come siamo messi. E si parla di una sanità malsana, di una sanità di cui decidono i politici quando impongono strutture, quando impongono direttori sanitari, direttori amministrativi, una sanità di cui decidono anche gli economisti, che adattano agli ospedali dei metodi di valutazione che sono aziendalistici, una sanità di cui decide il governo che regolarmente sceglie di effettuare dei tagli indiscriminati e fatali, una sanità di cui decidono i magistrati, soverchiando le competenze.
una sanità fatta agli ospedali che sono macchine di controllo elettorale, come denunciava anche Felice Spaccavento nel suo libro Io Medico. Una sanità che tuttavia sulla carta avrebbe tutti i requisiti per essere la migliore del mondo, se pensate a quella americana o a quella inglese. Una sanità che garantisce cure sanitarie a tutti i cittadini, basata su tre principi fondamentali che sono l'università, l'equità e l'uguaglianza, ma che viene tradita, viene violata in questi principi quotidianamente. Quindi la salute come diritto umano e non come privilegio per pochi diventa poi solamente una utopia, e vedremo perché. Ovviamente i destinatari del messaggio della dottoressa Mangiatordi, di quella fotografia simbolo, sono i dirigenti, sono la classe dirigente, la classe politica, che in questi anni spesso non ha saputo garantire a medici ed infermieri le migliori condizioni di lavoro. Chi è Francesco Papapicco? Francesco Papapicco è un medico reumatologo con cui io ho collaborato proprio nel reparto di nell'unità operativa di reumatologia universitaria del Policlinico di Bari, ora 118ista presso l'ospedale della Murgia. Sia il dottor Papapicco che la dottoressa Mangiatordi sono stati insigniti di un premio internazionale all'impegno sociale nel 2016, il prestigioso premio Rosario Livatino, istituito dal Comitato Antimafie per la Puglia e la Basilicata, proprio per l'impegno civile che entrambi hanno manifestato, che per anni hanno denunciato, per aver denunciato per anni le mancanze e le criticità dell'ospedale stesso della Murgia. In quella occasione ebbero modo di dare una definizione successiva e personale delle parole martire ed eroe. Eroi, dice Francesco, sono quelle persone che credono fino in fondo in quello che fanno e talora rendono possibile l'impossibile. Oggi, sempre in prima linea, entrambi, la dottoressa Mangiatordi a Cremona e Francesco invece rimasto qui al sud, sempre nel 118, entrambi uniti contro lo stesso nemico, anche questa volta il coronavirus. Se ci sono dei medici che denunciano, ma espressamente chiedono che il loro nome non venga fatto per evitare questioni diplomatiche che possano intralciare in qualche modo l'operatività della struttura o la loro carriera, la loro professione, ci sono Francesco e Francesca che continuano a metterci la faccia. Siamo agli inizi di marzo. Quindi la vicenda coronavirus sta esplodendo e Francesco mi manda un messaggio scrivendomi: apri gli occhi e cerca di procurarti delle mascherine sia per te che per la tua famiglia, perché la situazione è sul punto di esplodere, è arrivata al punto di criticità massima. Quindi effettivamente subito dopo, un paio di giorni dopo, esplodono i primi casi di coronavirus, esplodono anche le misure restrittive che vengono imposte a tutta Italia. Ed effettivamente io poi mi rendo conto che le mascherine sono difficilissime da reperire. Le mascherine, che se ne dica, rappresentano l'unico strumento realmente efficace per ridurre la carica infettiva. Purtroppo il dottor Francesco Papapicco era già consapevole della scarsa reperibilità delle stesse mascherine, come ne erano a conoscenza tutti, sia a livello governativo che a livello amministrativo. E questo ha fatto sì che ci fosse un po' di confusione, perché si cercava di ottimizzare le risorse invitando la popolazione a non ricorrere all'utilizzo delle famosissime FFP3, delle mascherine facciali filtranti a triplo strato, perché si preferiva che quelle minime scorte fossero a disposizione del personale sanitario comunque esposto al pubblico. Nel frattempo il contagio inizia a mietere decine, centinaia, migliaia di vittime. Il 26 marzo accade qualcosa di grave.
viene reso noto il testo che riporta fedelmente un messaggio audio inviato ai colleghi dal responsabile infermieristico del coordinamento barese del 118. Un messaggio dettato sicuramente dalla tensione dovuta alla situazione di emergenza, ma giudicato in ogni caso inaccettabile da medici, infermieri, dai soccorritori, che ogni giorno sono in prima linea in questa emergenza. Vi leggo il testo. Vi faccio una comunicazione alquanto pesante, ripeto, è il responsabile del coordinamento barese del 118. Vi faccio una comunicazione alquanto pesante. Riferite, mettete in giro, tabelle o non tabelle, che dai kit non si tolgono le mascherine che vi stiamo fornendo e tutto quello che cazzo volete. E vi assicuro che tra un poco non avrete più un tubo, perché non c'è più niente e non ci forniscono più niente. Molto probabilmente l'amministrazione sta decidendo, visto che c'è un consumo enorme di mascherine, di mandare controlli a domicilio del personale per vedere che cazzo di fine fanno le mascherine, anche perché sono tutte codificate, hanno il collo di partenza, hanno un lotto e quindi si sa che sono state assegnate al 118. Dite ai colleghi, ai soccorritori, a parenti e amici che se vengono pizzicati con mascherine che solo noi abbiamo, qualcuno passerà i guai seriamente. Non vi stiamo facendo mancare niente, stiamo dalla mattina alla sera a romperci il culo per voi qua dentro, indipendentemente da ciò che potete pensare. Se volete qualche cosa, o se ci sono delle cose da fare, o se il materiale è poco, è perché il materiale è poco per tutti. Qualche giorno dopo, l'onda del coronavirus sta arrivando, anche se solo in pochi se ne sono accorti, e tra questi pochi, ripeto, c'è il dottor Francesco Papapicco. Francesco replica alle accuse del coordinatore del 118 che vi ho appena letto, secondo il quale tra l'altro le dichiarazioni di Francesco relative alle lacune del sistema e alla mancanza di mascherine sarebbero solo sterili e inappropriate. Nel frattempo è prematuramente scomparso Diego, la prima vittima del 118 d'Italia. Intanto alcuni numeri semplici nella loro complessività che Francesco fornisce. Nel Barese, su oltre 50 postazioni del 118, turnano 6 sanitari nelle 24 ore, andando a medicalizzare le India, cioè le ambulanze con l'infermiere a bordo. Aggiungendo in media 3 unità in servizio sull'automedica, la cifra raddoppia. Con questi numeri è facile immaginare possa essere stata prevista la distribuzione di 500-600 mascherine FFP3, dice Papapicco. Calcolando un cambio medio almeno settimanale, sarebbe questa la cifra della fornitura media settimanale per tutto il 118 barese. Insomma, basandoci a sentire le denunce di Francesco Papapicco e di altri rappresentanti sindacali, le forniture sarebbero assolutamente inadeguate rispetto alle reali necessità. A scarseggiare sarebbero anche, oltre alle mascherine, gli occhiali e le tute protettive, tant'è che ai medici vengono date offerte addirittura le tute che usano gli imbianchini, totalmente inadeguate alla protezione personale contro agenti patogeni come sono i virus. L'amministrazione sembra non avere la minima percezione e conoscenza di come si gestisca una epidemia del genere. Ora, al netto di tutte le polemiche, evidentemente meno sterili di quanto possa sembrare, Francesco Papapicco denuncia enormi problemi organizzativi. Ancora oggi, scrive Francesco, non hanno previsto luoghi idonei di decontaminazione e svestizione del personale del 118, contenitori speciali per lo smaltimento delle mascherine e di tutti gli altri dispositivi di protezione personale, impiegati, utilizzati, convenzioni per la decontaminazione e sanificazione degli automezzi. Non è stata nemmeno prevista la mascherina di contenimento del flug. Ora, il flug, le goccioline di flug sono l'equivalente del droplet. Adesso il coronavirus ha introdotto questo nuovo termine, droplet, goccioline, ma
mentre noi italiani che abbiamo studiato in Italia le ricordiamo, le conosciamo come goccioline di Flug, dallo studioso, dal batteriologo Carl Flug. Quindi non sono state date neanche le mascherine di contenimento delle goccioline di Flug per i pazienti nei termoscanner, che eviterebbero contagi rischiosi. Dice ancora Francesco Papapicco: pontificare su ciò che non si vive di persona è sciocco e autolesionista. Una sera mi arriva un WhatsApp da parte sua. Francesco mi scrive: purtroppo stanotte la iubris, quindi la tracotanza e l'incompetenza di amministrativi, ha cagionato l'esposizione di 4 persone di equipaggio ad un caso che ho scoperto altamente sospetto per Covid. Non puoi immaginare i miei strali. A fine turno sono andato in pronto soccorso, esito polmonite interstiziale. Poi mi sono recato in centrale operativa a Bari, policlinico, li ho fatti lividi. Se la gente rimane in casa e non ci ammazza il virus, lo faranno i dirigenti e gli esperti incompetenti e tracotanti. Scusa, ma ho esaurito le parolacce per oggi. Ecco, si evince tutta la rabbia e l'impotenza di un medico che si espone in prima persona, totalmente privo di quei dispositivi di sicurezza che dovrebbero tutelare la sua salute in primis, ma anche quella dei pazienti su cui opera. Dopo qualche giorno Francesco mi scrive ancora che 2 donne e 2 uomini, tra cui lui stesso, hanno deciso di isolarsi trovando una sistemazione di ripiego lontani dalle rispettive famiglie per evitare di esporli a un possibile contagio. Motivo dell'isolamento, appunto, un possibile caso di coronavirus soccorso durante l'ultimo turno di notte. Mi scrive Francesco: sai, Heidegger concepì il concetto di angoscia in essere e tempo. Mentre sciando saltò una duna nevosa e sospeso nel vuoto ne trasse la sua teoria esistenziale. Proprio quella sensazione di vuoto è la vita, tanto più piena e sublime quanto più appare vuota. Francesco adora la filosofia, tant'è che con la dottoressa Mangiatordi sta facendo di tutto, si sta battendo perché lo studio della filosofia venga introdotto addirittura già nelle scuole elementari, perché fornirebbe strumenti studio, di approccio alla realtà molto meno superficiali di quelli di cui siamo dotati. Giorni dopo cosa succede? 15 unità nel personale sanitario e 3 pazienti dell'ospedale di Altamura risultano Covid positivi. Il contagio sarebbe partito dal pronto soccorso, con tutto il personale contagiato. Quello che voglio dirti, mi scrive sempre Francesco, è che il contagio lo stanno diffondendo gli ospedali stessi, gestiti male per una ingiustizia politica del risparmio. Non è la gente che va in giro a diffondere il contagio, e questa è un'accusa molto molto pesante. A noi tocca il lavoro sporco con la paraculata degli eroi e tutta quella schifosa prosopopea. Francesco è dell'idea che concentrarsi nel fare tante terapie intensive abbia un senso parziale, se poi non ci sono, non si punta anche alla mappatura del contagio, al suo contenimento. Quindi la sua strategia difensiva contro il virus sarebbe mappatura, tamponi a tappeto e isolamento dei positivi. Ultimamente è sceso in campo, in sintonia con quanto Francesco sta profeticamente dicendo da settimane, il professor Pier Giuseppe Pelicci, co-direttore scientifico dell'Istituto Oncologico Europeo di Milano, che si esprime appunto negli stessi termini e dice: finora c'è stato un problema di tecnologie e infrastrutture a disposizione, i test sono quelli, i tamponi effettuati fino ad ora sono a bassa processabilità, cioè richiedono delle tempistiche, richiedono delle procedure molto lunghe.
Negli ultimi 10 giorni invece sono arrivati sul mercato dei prodotti più efficaci, dei kit che sono immediatamente disponibili e validati ad altissima processabilità, quindi vuol dire che necessitano di tempi molto molto più corti. Siamo pronti a utilizzarli e con queste tecnologie i nostri laboratori potrebbero processare ciascuno anche 1000-2000 tamponi al giorno. Vengono aperti in questi giorni i laboratori di ricerca, che sono dei laboratori altamente specializzati con tutto il personale a disposizione. Quindi ci sono tutte le carte in tavola a posto, tutte le carte sono a posto per poter procedere con la mappatura dei positivi, degli asintomatici soprattutto. Pelicci, il professor Pelicci, dice le stesse cose che Francesco, ripeto, mi sta ripetendo da 5, da 3 settimane sicuramente. Urge un cambio di rotta. Non è il momento di tentennare questo. L'epidemia è nuova per tutti, dice. Non ci sono precedenti, ma gli ultimi modelli di analisi parlano chiaro. Più della metà dei casi sono asintomatici. Questo vuol dire che più della metà dei contagiosi noi non li conosciamo. In questa fase i test vanno estesi a tutti i familiari dei positivi e alle categorie ad alto rischio di infezione e quindi soprattutto personale sanitario, ma anche forze dell'ordine o addetti al pubblico, agli uffici postali, ai supermercati. Sarà inoltre necessario successivamente un monitoraggio longitudinale, si chiama, dei guariti, per una volta che avremo superato il picco, per capire come funziona l'immunità, perché ripeto, è un virus nuovo, quindi noi non sappiamo se lasci una immunità permanente, durevole nel tempo, fugace o limitata, una settimana, 2 settimane, non sappiamo assolutamente nulla. Per gestire questo, la coda dell'epidemia, appunto quando il picco sarà passato, immaginate l'epidemia come una campana, si chiama campana di Gauss. Noi adesso siamo più o meno al centro di questa campana, quindi nel punto più alto. Man mano che diminuiranno i casi di contagio, noi ci avvicineremo alla coda della campana, cioè alla parte più bassa, e quella coda va monitorata, perché da quella coda potrebbe poi scatenarsi un'altra ondata epidemica. Noi non lo vogliamo assolutamente. Ma ripeto, fondamentale il tampone per il personale sanitario, più che per VIP e calciatori. Altra polemica. Non è inusuale che un medico al lavoro fra pazienti affetti da Covid-19 si sia ammalato. Sono tanti i medici, gli infermieri e tutto il personale che lavora in ospedale o sulle ambulanze ad essersi ammalato. E dopo molte chiamate ai numeri nazionali che vengono forniti, si sia visto negare il tampone. Tutto ciò ha attirato l'attenzione del CONACONS, che il 23 marzo, qualche giorno fa, ha presentato un esposto alla Procura della Repubblica di Milano. Il CONACONS ha presentato un esposto chiedendo di aprire una indagine in fattispecie per abuso d'ufficio. Addirittura abbiamo sentito, visto no, ma di calciatori o VIP che hanno ricevuto medici, personale della ASL direttamente a casa, mentre abbiamo avuto medici che si sono visti rifiutato il tampone, l'esecuzione del tampone. Medici, infermieri, operatori sanitari in genere sono soldati in prima linea. Come tali rischiano di essere contagiati e rischiano anche la propria vita, oltre a quella dei propri cari e di tutti i pazienti che entrano in contatto con loro. Sono gli eroi di questa fase storica, ma come tali non vengono trattati. Degli eroi hanno solamente il coraggio, la tenacia, ma non hanno i superpoteri, né vengono dotati di quelle tutine come Spider-Man o Batman che possano proteggerli dal virus, che è il nemico numero uno in questo momento. Il grido è unanime: noi medici, figli di un dio minore. E nel frattempo iniziano a comparire, l'ho visto io stessa oggi, ho dimenticato di fare uno screenshot, sui social network, ma anche arrivano mail, annunci del tipo: ma la sanità, fatti risarcire. Se sei vittima di questa calamità, ti assistiamo in tutta Italia
senza alcun anticipo. È una cosa vergognosa. Mentre abbiamo quindi osannato i medici, dipingendoli come angeli, come eroi nazionali, siamo già arrivati alle prime minacce di denuncia. Gli eroi sono durati poco, molto poco. Quindi minacce di denuncia se il medico chiamato non arriva subito a casa, se non prescrive il farmaco giapponese che Ciccio Gang ha suggerito su Twitter o su Facebook. Ecco, queste sono le motivazioni per cui iniziano ad arrivare le prime minacce di denuncia. I sindacati dei medici diffidano le aziende sanitarie dicendo rispettino le leggi di sicurezza sul lavoro, mettendo a disposizione di tutti gli operatori sanitari i necessari dispositivi di protezione individuale, la possibilità di essere sottoposti a tampone per garantire la propria e soprattutto l'altrui incolumità. Ricordiamoci quindi i nomi di Francesca Mangiatorti e di Francesco Papapicco, che in questo momento si stanno esponendo, non fanno denunce col volto coperto, no, a muso duro parlano. Francesco Papapicco si appella quasi quotidianamente a Emiliano, al nostro presidente Emiliano, chiedendo di schierarsi accanto ai medici e non contro i medici. Vi consiglio, giusto per concludere questa breve diretta, su suggerimento di Francesco Papapicco, la lettura della poesia L'ude del dubbio di Bertolt Brecht. Io vi leggerò solo la strofa finale. Tu che sei una guida, non dimenticare che tale sei, perché hai dubitato delle guide, e dunque a chi è guidato permetti il dubbio. Io vi ringrazio per l'attenzione, ho voluto, ripeto, dedicare questa serata a amici che lottano, a cui io posso essere vicina in questo momento solo in questa maniera, con le parole e facendo quello che mi è concesso fare. Vi prego di tutelare la vostra classe medica, i vostri infermieri, i vostri operatori sanitari, perché senza di loro, diciamo, il sistema andrebbe veramente a rotoli. Buona serata, ci vediamo domani alle 18:30, vi parlerò di Ernesto Che Guevara, anche così in onore dei medici della compagnia, della brigata cubana arrivata. Buona serata.